È finita, ragazzi! 4-0 dell'Inter. Eccomi qui tornato. Non sono morto, non sono morto e sepolto. Eccomi qui. Mi scuso anche se questo post-partita uscirà solo il giorno dopo, ma veramente ultimamente sono una frana. Mi sono dimenticato di fare il post-partita, ragazzi, ma uccidetemi, uccidetemi, mi sono dimenticato. E poi comunque ieri sera è iniziato a nevicare da me e quindi mi sono un attimo confuso e dimenticato, ecco, quindi scusate, 4-0 doppietta di Gagliardini, il mondo sta finendo. E Icardi che fa assist a Perisic, Icardi che segna e si guadagna un rigore, va bene, io avevo pensato appunto che Icardi segnasse tranquillamente oggi. Allora, chiariamo un discorso, io adesso non è che Icardi torna a giocare e dico venero di nuovo Icardi, no, semplicemente questo. Uno è un giocatore dell'Inter, così come Perisic, che ha detto voglio andare via, e invece comunque siamo lì a tifarlo perché è dell'Inter, quindi non, perché non fare la stessa cosa con Icardi? Seconda cosa, io Icardi come giocatore lo adoro, ma come giocatore, nel senso, io adoro perché, ma lo adoro perché mi ha fatto gioire tante volte, ha segnato tanti gol. Più o meno da quando è arrivato lui all'Inter ho iniziato a tifarla anche io. Quindi comunque un minimo d'affetto ce l'ho verso di lui. Ma come giocatore, come uomo, è un uomo di merda. Lo sappiamo benissimo tutti. Quindi non stiamo lì a fare troppi giri di parole. Semplicemente sono contentissimo di questa vittoria. Ci portiamo a più 4 sul Milan. A 48 la Lazio e a 48 la Roma, se non sbaglio. Non vorrei dire cavolate, ragazzi. Non vorrei dire cavolate. Deve giocare adesso l'Atalanta. Non mi fa paura, sinceramente, se l'Atalanta vinca. Anche perché il Bologna è molto, molto pericoloso. L'abbiamo visto. Non è una squadra da sottovalutare il Bologna. Adesso c'è l'impegno contro l'Atalanta che sarà bello, bello tosto. Intanto il Milan c'ha la Juventus. Stavo dicendo prima che la gente mi chiamasse che adesso il Milan c'ha la Juventus, un avversario non facile dove il Milan secondo me faticherà molto a vincere. Noi abbiamo l'Atalanta, quindi adesso con calma bisogna giocarsi questa partita importantissima a San Siro, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate di Icardi, di tutto quello che volete con un commento qua sotto. Scusatemi veramente per l'assenza, ci becchiamo al prossimo video. E sempre comunque, forza Inter, ragazzi. Dai, prendiamoci sto terzo posto almeno quest'anno. Comunque, un'ultima cosa vi dico. Cioè, a me dispiace molto non aver vinto l'ultimo match, perché se avessimo vinto l'ultimo match insieme a questo saremmo a meno 4 dal secondo posto. Dico solo questo. Beh, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.